21:10, siamo in diretta, eccoci qua, siamo in diretta, buona serata, scusate il ritardo, questa sera abbiamo avuto un palinsesto un po' allungato, siamo in diretta con Angela, che salutiamo, buona serata Angela. Buona serata Eliseo, buona serata a tutti gli amici che ci stanno seguendo, sia dal canale TV Mediugor Italia, sul numero 890, sia tutti gli amici che ci stanno seguendo su Facebook, e anzi a loro chiedo la cortesia di condividere e attivare le notifiche, così ogni volta che andremo in diretta sarete informati ed avvisati. Questa sera è una sera particolare, perché oggi è il 39° anniversario delle apparizioni di Medjugorje, quindi siamo veramente nel cuore del tema, che è proprio il nostro argomento specifico. E abbiamo un ospite particolare del caro amico Roberto Micula, perché lui agli inizi proprio delle apparizioni ha fatto dei filmati inediti che io avrò proprio la gioia questa sera di condividere con voi e di farveli vedere. E vorrei tra l'altro unire il passato al presente, e vedrete, sarà una trasmissione particolare e sarà una trasmissione veramente che farà vivere le radici di Medjugorje, l'inizio proprio di quello che poi negli anni è diventato, dal seme è diventato un grande albero che ha dato grandi frutti, i frutti di Medjugorje, che poi sono stati per milioni di persone la conversione, l'incontro vivo con Maria, l'incontro con la fede e il cambio proprio radicale di vita, perché proprio a Medjugorje si percepisce la presenza di Maria. Allora io, come faccio sempre nelle mie dirette, però vorrei chiedere al caro Roberto Micula lui come ha incontrato Medjugorje e qual è stata proprio la sua esperienza di questo veramente proprio grande incontro proprio nella sua vita. Com'è stato? Quando è successo? Raccontaci, Roberto. Buonasera a tutti. Allora, Medjugorje è stato, come per molti, non è stato un caso. È capitato che per una serie di vicissitudini abbiamo incontrato una suora della Provvidenza, che qui a Udine, qui di Udine, ma non era italiana, era croata. Era di Osijek, una città che è stata poi distrutta durante i bombardamenti della famosa guerra che c'è stata in Jugoslavia. E questa suora un gruppo di persone, ci ha chiesto: andate a Medjugorje, andate a vedere cosa succederà, eccetera, eccetera. Erano anni un po' particolari quelli, particolari perché la Jugoslavia non era quella che conosciamo adesso, o meglio, era uno Stato comunista, c'era il muro, c'era il confine. E chi ha frequentato quei luoghi sa di cosa sto parlando, e c'erano molti piccoli problemi, quindi arrivare a Medjugorje non era una cosa semplice. Quello che abbiamo fatto è andare giù senza porci troppe domande. Noi andavamo qui a 30 km, io sono di Udine, a 30 km c'è il confine con la Jugoslavia praticamente, e appunto andare in Jugoslavia per noi era normale, come andare in una cittadina a Venezia o in un'altra città. Andavamo a fare benzina, andavamo a fare molte altre cose, per cui non c'era nulla di stranissimo. A questo punto questa suora ci dice: andate a Medjugorje. Andiamo, eravamo un gruppo molto variegato, e in pratica è stato come per tante persone, è stato una cosa a metà tra lo shock e una cosa bellissima. Questo è stato l'inizio, grazie a questa suora che si chiamava Suor Margherita, che ormai non c'è più, che comunque ringrazio. E è successo, adesso io purtroppo la prima volta che sono andato a Medjugorje non ti so dire quando è stata, perché diciamo che superiamo abbondantemente i 50 viaggi, questo non lo sapevi? No. Ecco, superiamo i 50 viaggi, perché tra una cosa e l'altra in quegli anni si andava giù molto spesso, diciamo almeno 5-6 volte all'anno, per 10 giorni, 15, anche meno. Adesso è da un po' che non ci vado. Bene, allora questa è stata, come dire, la tua esperienza.
Vorrei, visto che oggi, come ho detto all'inizio, è il 39esimo anniversario delle apparizioni, vorrei partire con un video legato ad oggi. Abbiamo la cara amica Veggente Maria che è andata, malgrado questo periodo di chiusura di frontiere, è riuscita proprio ad andare adesso per la novena della, appunto, dell'anniversario, è riuscita ad andare a Medjugorje a fare la novena salendo come fa sempre per 9 giorni di fila al mattino molto presto sul Pobrodo, che è la collina delle apparizioni. E oggi ha fatto l'ultima salita, c'era anche la veggente Ivanka, c'era Fra Marinko. E vorrei far vedere a tutti gli amici che ci stanno seguendo proprio questa ultima, chiamiamo, salita di oggi, con il video che proprio ci hanno mandato direttamente da Medjugorje. Quindi, visto che oggi è l'anniversario, il 39esimo anniversario delle apparizioni, viviamo insieme tramite questo video questi momenti che ci hanno unito questa mattina, ecco. Se Eliseo vuole mandare, se la regia vuole mandare il video, grazie. Draga, evo, donijeli smo ti 39 ruža u znak 39 godina koji nas podiče. Hvala ti. Hvala ti na svemu. Zagovaraj za nas, za čitav svijet, na poslataču. Poruka Gospina od 25. siječnja 1992. godine. Draga djeco, danas vas kao nikad do sada pozivam na molitvu. Neka vaša molitva bude molitva za mir. Sotona je jak i želi razrušiti ne samo ljudske živote, nego i prirodu i planet na kojem živite. Zato, draga djeco, molite da bi se preko molitve zaštitili Božijim blagoslovom mira. Bog me je poslao među vas da vam pomogne. Ako hoćete, prihvatite krunicu. Već sama krunica može učiniti čudesa u svijetu i u vašim životima. Ja vas blagosiljam i ostajem s vama do Božije volje. Hvala vam što nećete iznevjeriti moju prisutnost ovdje. I hvala vam, jer vaš odgovor služi dobru i miru. Hvala što ste se odazvali mom pozivu. Preporuči, majko mira moja.
Gospodine, izvore blagoslova, ljubavi i mira. Hvala ti za ovaj trenutak. Hvala ti za sve što nam daješ preko Majke Marije. Blagoslovi nas ovdje nazočne, a preko nas i cijelu župu. Blagoslovi naše vidioce i njihove obitelji. Blagoslovi našu cijelu župnu zajednicu ovdje koju si izabrao ti preko Majke Marije. Blagoslovi sve hodočasnike, sve one koji su povezani s Međugorjem na bilo koji način. Da budemo mi tvoj blagoslov drugima. I po zagovoru naše nebeske Majke Marije, kraljice mira, blagoslovio vas i vaše obitelji svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Kraljice mira, zdravo majko ljubavi, zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi, zdravo. Eccoci ancora in diretta. Bene, a me personalmente hanno colpito le lacrime della veggente Maria, l'emozione, quell'emozione che anche la veggente Miriana ci ha spiegato che giustamente alla Madonna non ci si può abituare. Seppur Maria veda la Madonna tutti i giorni da 39 anni, ecco, le lacrime di oggi, quelle lacrime, quel nodo alla gola che ha avuto mentre pregava, ecco, dimostrano quanto questo oltre che noi non vediamo sia bello, quanto tocchi profondamente il cuore di ognuno di noi e quanto questa bellezza è una bellezza superiore a qualsiasi bellezza che noi possiamo minimamente immaginare sulla terra, ecco. Questa grande bellezza a cui la Madonna ci sta richiamando, a cui la Madonna ci vuol far capire che è il centro della nostra vita, perché se noi facciamo centro proprio e raggiungiamo quella che è la nostra meta, cioè il paradiso, perché la Madonna scendendo viva sulla terra ci sta richiamando alle verità eterne, ci sta dicendo che Satana esiste, quindi esiste l'inferno, ma come esiste l'inferno a maggior ragione, ancora di più, esiste il paradiso, ed è il paradiso che lei ci sta richiamando, ecco. Quelle lacrime che io ho visto in Maria di oggi, le ho, come dire, vissute interiormente come questa grande bellezza che lei vede e vive ogni giorno, e come anche una sorta di ringraziamento, perché lei più di tutti e noi che sentiamo nel cuore Maria, possiamo assolutamente comprendere quanto dobbiamo essere riconoscenti alla Madonna
che scende viva sulla terra per salvarci, per condurci a suo figlio, perché suo figlio è la nostra salvezza. Allora, cari amici, perché questa sera è con noi Roberto? Roberto ha fatto un grandissimo dono a me, ma a voi tutti, ed è il dono di aver fatto delle riprese nel settimo anno di Apparizioni, riprese inedite che lui non ha mai fatto vedere a nessuno, quindi la donate a voi tramite Eliseo e Hugo Italia TV, facendole vedere proprio questa sera, riportando agli inizi proprio a quella spiritualità dei primi tempi tramite questi due video. Il primo sarà il video di Padre Vlamko, però vorrei chiedere a Roberto di raccontarci come è successo, perché non ci sono le coincidenze, sono dioincidenze, come dice un mio amico sacerdote, non esistono le coincidenze, ma sono tutte dioincidenze, quindi questa dioincidenza che ha fatto sì che Roberto ci abbia potuto donare queste immagini, che questa sera sono qui, e come appunto lui ha fatto ad averle, a produrle, insomma. Raccontaci, Roberto. Allora, sì, è stata una cosa stranissima quello che è successo, e cioè io dopo un po' mi accorgo che non c'era nessuno che faceva riprese video. Stiamo parlando dell'84, 85, 86. E quei pochi che facevano riprese erano operatori delle TV di Stato, perché veniva la TV austriaca, ORF, oppure la TV tedesca, qualche TV inglese, ma nessuno che faceva dei veri e propri video, eccetera, eccetera. Avendo lavorato in una TV, ho detto, caspita, ma noi possiamo fare un video, possiamo intervistare, eccetera, eccetera. A questo punto, cosa succede? Che chiedo a questa suora di cui vi ho parlato prima, a questa meravigliosa suora di cui vi ho parlato prima, chiedo se secondo lei aveva un senso, e mi ha detto, caspita, magari, no? Si potesse fare qualcosa, ma tu sei in grado, ho lavorato in una TV, ho fatto proprio quel lavoro lì, e quindi so come qualcosa so della TV, e ho trovato una telecamera e sono andato giù, e praticamente cosa è successo? Che siccome con questa suora noi eravamo già stati il primo anno, questo solo mi ricordo perché sono passati troppi anni. Il primo anno siamo andati a dormire da Micio, che è un parente di Visca, dovrebbe essere cugino. E l'anno dopo, o due anni dopo, sempre scendendo con questa suora, siamo andati a dormire a casa della mamma di Visca, che abita lì nel paesetto che sta alle colline del Podbordo. E dopodiché io ho cominciato a fare delle riprese. Dopo aver iniziato, abbiamo cominciato a chiedere se potevamo fare delle interviste. Non vi dico che è venuto tutto semplice, ma quasi, così come oggi scopro che poca gente ha riprese di quegli anni. Infatti io rimango stupito ogni tanto nel vedere le interviste a tutti loro, perché quasi non li riconosco, vedrete i video, ed è un... una cosa sorprendente, insomma. Questo è un po' quello che è successo a quel tempo. Bene, allora io partirei, se tu sei d'accordo, Roberto, col far vedere appunto un video dove vediamo e sentiamo Padre Vlamko, che tra l'altro la Madonna non parla mai di chi nasce al cielo, diciamo, ma solo in due occasioni lo ha fatto. Quando appunto è nato al cielo Padre Vlamko, il giorno dopo la Madonna, in un messaggio che vi leggerò dopo, ne ha parlato, e poi quando è nato al cielo San Giovanni Paolo II. Allora, visto che Padre Vlamko era così caro alla Madonna, io partirei proprio col far vedere questo video qua. Eliseo, se lo puoi mandare, ti ringrazio. Colui che ora si occupa dei pellegrini in forma maggiore, Padre Vlamko, anche se appartiene ad un'altra parrocchia, la sua presenza a Medjugorje è costante. Laureato in psicologia, egli quasi ogni giorno in chiesa fornisce approfondite spiegazioni ai pellegrini sull'evolversi della situazione. Padre Vlamko, a che punto è giunta la terza commissione che sta esaminando Medjugorje? Allora,
L'unica indicazione è questa, che loro continuano a lavorare nel nome della Conferenza Episcopale, non più sotto la competenza del nostro Vescovo. Questo è un po' un cambiamento molto importante, perché fino adesso in tutte le altre apparizioni era comportamento così vescovo locale e dopo la Roma. In questo momento non è più così, ma Cardinale Ratzinger ha domandato, domandato il Cardinale Cucari di Zagabria di prendere la responsabilità per il fenomeno, così il nostro Vescovo è integrato con gli altri Vescovi, non l'unico che decide. Attualmente come sono i vostri rapporti con il Vescovo di Mostar? Lui è rimasto nella sua posizione, io sento se ogni tanto quando qualcuno lo cerca, lui aggredisce e parla contro le genti, contro noi, contro questi che scrivono, contro questi che vengono, ma non può portare più le decisioni, e noi sappiamo sul suo comportamento. E io posso dire, Medjugorje non era mai in conflitto con il Vescovo era con Medjugorje. Sì, infatti. Noi non abbiamo parlato mai, spero, perché posso dire in nome di tutti, non abbiamo mai parlato male del Vescovo, nel senso, ecco, noi diciamo, ecco, lui ha le sue ragioni e è opposto e parla contro noi, ma senza amarezza, che i veggenti quando si domanda loro che ne pensano, ecco, sempre così. Cosa ne pensa della posizione dei parroci che ancora non vogliono esprimersi su Medjugorje o che addirittura sono contrari? Si tratta di due livelli. A livello dell'esperienza esistenziale, si potrebbe dire, un altro della struttura. Per esempio, questo è io direi un fenomeno profetico, carismatico, non nel senso di un movimento. Cioè i laici lo portano e naturalmente questi che hanno potere, direi così, questi che pensano che possono tutto decidere, naturalmente possono molto facile venire in conflitto. Guardate, tutti i profeti della Bibbia avevano dei conflitti. Io non parlo che siamo noi profeti, ma succede la stessa cosa. E naturalmente per un parroco, per un vescovo, è più facile, più sicuro accettare il giudizio del vescovo e così resistere. Io capisco questo. Allora, e voi, anche voi quando parlate con i parroci dovete capire, se avete delle esperienze positive, trovate il modo, il modo come dire a loro, e vedrete dopo anche i parroci che non accettano, per esempio voi o il vostro gruppo di preghiera, non sono sicuramente la gente cattiva, neanche il vescovo. Ma si tratta di una cosa, capirla o come accettarla, come integrarla in tutto questo che sta succedendo. Lei spesso si reca all'estero per portare testimonianze su Medjugorje. Fino a quali paesi sono ormai giunte notizie sui messaggi e sul loro contenuto? Adesso non c'è più la differenza. Dappertutto, est e vest. Mossi, informati in un modo incredibile. Per esempio, fino all'anno scorso, primavera, erano gli italiani sempre più numerosi, adesso assolutamente no. Non sono pochi, ma sono sempre, se si fanno le parallele con gli inglesi, con quelli che parlano la lingua inglese, sono pochi. Prima di voi erano due sole di Cecoslovacchia. C'è un gruppo di Cecoslovacchia, poco fa è partito anche un gruppo di Polonia, ungheresi vengono e anche. Cosa ne pensa delle altre apparizioni mariane nel mondo?
Sembra che la Madonna ora appaia anche in Ucraina. Può avere attinenza con la frase che essa disse a Fatima: quando anche la Russia sarà mia, potrò ritornare nel regno dei cieli? Parlare sulle altre apparizioni io non posso assolutamente niente. Io posso dire è possibile, ma ogni veggente dovrebbe essere veramente anche esaminato, aiutato, seguito e dopo si vede. Quando si parla della conversione di Russia o quando dice la Madonna quando sarà mia Russia, beh, io discerno sempre. Forse Russia appartiene già più alla Madonna che a molti paesi liberi. E quando si parla della conversione di Russia, forse si dovrebbe veramente precisare che cosa si pensa. Forse si pensa sistema. Popolo è religioso, popolo è veramente fedele. Forse noi invece siamo noi anche invece. Abbiamo più bisogno sul livello personale della conversione che loro. Ma in qualsiasi senso noi abbiamo tutti bisogno della conversione e quando saremo convertiti la Madonna non avrà niente da fare qui perché ha raccolto tutti i figli in una famiglia e dopo sarà con noi ma non dovrà piangere come piange, come dicono diversi. No, per questo mi sembra dobbiamo aspettare forse il giudizio, l'ultimo. Perché mentre noi rimaniamo persone libere, rimane la possibilità anche allontanarsi. E Dio, io dico così, Dio non può rigettare nessuno, ma Dio può essere rigettato dappertutto. Questo è il problema, direi. Cosa ci può dire dell'esperienza che ha condotto padre Tomislav con Maria ed altri ragazzi nel deserto? Forse brevemente. Ecco, fatto già conoscete. Quattro mesi sono partiti. 83, nella primavera, domanda alla Madonna attraverso Yelena un gruppo di preghiera. Lo hanno fatto. La condizione era 4 anni di essere insieme, non portare nuove decisioni. 4 anni passati, o un po' prima che passavano i 4 anni, padre Tomislav si ritira nella preghiera quasi per un anno, solo. In novembre dell'anno scorso è venuto, ritornato, ha parlato con un gruppo di preghiera sulla sua esperienza. Loro hanno detto ma questo è che noi aspettiamo. Allora un passo più profondamente. E pian piano si sono decisi di andare in una casa della preghiera, padre Tomislav l'ha trovata in Italia. E adesso sono lì e pregano, vivono, un'idea fondamentale è l'Eucaristia vivente, cioè dare, offrirsi uni per gli altri con amore, tutti insieme per la salvezza del mondo. Allora l'idea è assolutamente mariana, perché è profondamente centrata su Gesù. Questa è l'idea, queste sono le motivazioni, adesso per un po' vedere tutti insieme se faranno questa comunità. Cosa si intende per sacrificio volontario allo scopo di aiutare gli altri? Se io la domando che cosa significa, quando noi diciamo Gesù si è offerto per noi. Se lui fa come il primo mandato dal Signore, siamo invitati anche noi. E dico, dove cominciamo a offrirsi con l'amore per gli altri, comincia a vivere la pace. Non combattere, non vendicarsi, cioè che soffrire ma non cercare parola
dente per dente, l'occhio per l'occhio, e questo significa, anche se uno ti prende il dente che tu non cerchi, prendere anche da lui, questo significa offrirsi e anche diventare come un catalizzatore anche delle sofferenze. Che consiglio può dare a chi è giunto nuovamente a casa dopo essersi recato qui in pellegrinaggio, vuole mettere in pratica ciò che ha imparato? A volte chi segue alcune regole rigide di vita non viene capito dagli altri, che lo considerano esagerato. La più rigida richiesta è amare, non digiunare. Più facile digiunare che amare. Allora, un consiglio è non stancarsi e contare con tutte le possibilità, perché non si cambieranno prima le situazioni attorno di noi e dopo noi. Questo era uno sbaglio della filosofia. Se si cambieranno le situazioni, la situazione esteriore si cambierà l'uomo. L'uomo cambiato può cambiare. Naturalmente, se uno vuole ma non è ancora cambiato, può avere ancora più vita difficile, perché è diventato più sensibile anche per le difficoltà. Così può continuare, non provare tanto a cambiare gli altri e le situazioni. Provare veramente in tutte queste situazioni, quale si trova, può reagire in modo cambiato, sempre nella luce. Non è facile, ma non è impossibile. Ecco, questo è, non esiste un recetto. Esiste vita quotidiana, esistono le richieste, esistono le nostre forze, anche debolezze, tutto contare insieme, provare, andare avanti. Torniamo in diretta. Bene, mentre voi, cari amici, guardavate appunto queste immagini veramente inedite, veramente che portano indietro ma di tanti anni, Roberto mi ha detto che ha provato delle emozioni e gli vuole spiegare alcune cose, ma io, prima di passare la parola a Roberto, vorrei leggervi il messaggio che la Madonna ha dato il 25 novembre 2000, cioè esattamente il giorno dopo della nascita al cielo di Padre Slavko, che non solo questo messaggio parla, nomina Padre Slavko, ma racchiude in esso quello che era Padre Slavko, perché Padre Slavko veramente ha dedicato la sua vita alla preghiera, a far pregare tutti i pellegrini, a spiegare, a cercare di spiegare questa realtà immensa. Io ricorderò sempre un'adorazione che ho avuto la grazia di fare con Padre Slavko a Medjugorje. Di solito, insomma, l'ora di adorazione, meno male, si percepisce il tempo dell'ora di adorazione, anche se nella bellezza, nella profondità, nella preghiera. Ecco, quell'adorazione lì che ho fatto quella volta con Padre Slavko mi ha veramente stupita della velocità in cui è passata. Io veramente ho avuto la percezione di essermi appena inginocchiata ed era già finita, era già passata un'ora. Questo per dirvi cosa? Che aveva la capacità, una capacità Padre Slavko, di veramente andare nella profondità della preghiera e portare con lui le persone, che è stata veramente unica. E in questo messaggio che vi leggerò, proprio la Madonna richiama la preghiera e richiama proprio al dono di ognuno di noi verso il prossimo, quel dono che Padre Slavko ha proprio fatto in pieno. Io sono andata a Medjugorje, come sapete già, nel tempo della guerra, e lui, Padre Slavko, in quel periodo non si è mai risparmiato, seguiva i pellegrini, di notte faceva proprio i pacchi degli alimentari da dare a tutte le persone veramente che erano disperate in tutto intorno, nella ex Jugoslavia, tutto intorno a Medjugorje, nella Bosnia, ecco. Lui veramente ha dato tutto se stesso, e in questo messaggio veramente viene racchiuso tutto. Infatti Maria ci ha detto: cari figli, oggi quando il cielo vi è vicino in modo speciale, mi invita alla preghiera, quello che Padre Slavko ha sempre fatto, così che attraverso la preghiera mettiate Dio al primo posto, perché la preghiera è questo, ci deve portare a Dio. Figlioli, oggi vi sono vicino e vi benedico ognuno di voi con la mia benedizione materna, perché abbiate forza e amore per tutte le persone che incontrerete nella vostra vita terrena e perché possiate dare l'amore di Dio, esattamente quello che ha fatto Padre Slavko. Qui lo ha descritto. E poi continua in questo messaggio e dice: gioisco con voi e desidero dirvi che vostro fratello Slavko, ce l'ho proprio nominato,
è nato al cielo e che intercede per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Quindi questo messaggio la Madonna veramente ci fa veramente capire, percepire, cioè ci conferma come questa vita oltre esiste. Questa vita che è immediata, perché Padre Slavoj era nato al cielo il giorno prima e già dal giorno dopo lui era già in questa vita nel cielo. Quindi veramente su questa terra dobbiamo vivere con i piedi per terra ma con lo sguardo al cielo, senza farci incatenare da quello che ci allontana da Dio, ma vivere tutto quello che ci può avvicinare a Lui, perché più noi saremo vicini a Dio e più velocemente ci uniremo a Lui. Ecco, allora, caro Roberto, ci vuoi raccontare quello che hai vissuto tu nel rivedere Padre Blanco? In realtà è quello che hai appena detto tu. Faccio parte del rinnovamento, come ti ho anticipato, del rinnovamento nello spirito. E devo dirti che Padre Slavko aveva un mare di carismi, non era il solito frate con molti carismi, ma aveva una, tu hai detto prima, un'ora di adorazione. Ecco, io mi ricordo le due ore di adorazione con Padre Slavko, con il freddo terribile che c'era in chiesa, che non aveva riscaldamento a quei tempi, non c'era il climatizzatore d'estate, non c'era riscaldamento d'inverno. E Padre Slavko arrivava alla fine di ogni messa. Padre Slavko molte volte dava la spiegazione del messaggio, faceva delle catechesi, poi, come saprai, aveva la sorella che ha questa casa per i bambini orfani che ha messo in piedi, che hanno messo in piedi. Quindi era una marea di carismi in una persona sola. Era un po' complicato da sviscerare, diciamo, proprio perché c'erano tante sfaccettature molto belle. Sembrava una persona rigida, in realtà non lo era, era semplicemente una persona che seguiva Gesù, seguiva le sue orme e quindi trattava le persone così come volevo dire. Si è arrabbiato con molte, l'ho visto di persona arrabbiarsi con molte persone e cacciarle via, perché come sappiamo purtroppo, almeno in quegli anni, c'era molta gente che arrivava a Međugorje con l'idea di vedere delle cose e sentire delle cose, che è proprio l'ultimo dei problemi che dovrebbe porsi una persona che va in un santuario del genere. Altra cosa che voglio dire su Padre Slavko è che in quel momento a Međugorje c'erano due fari. Allora c'era la Madonna, c'erano i veggenti, ma c'erano due fari che illuminavano Međugorje. Uno proprio da Međugorje, che era Padre Slavko, e poi c'era Padre Jozo da Tihalina, che illuminavano Padre Jozo con le sue catechesi lunghissime a volte, ma ho sentito domenica delle persone che mi hanno detto: ho ancora le catechesi di Padre Slavko su audiocassetta. Catechesi che duravano un'ora e mezza, perché lui amava parlare della Madonna. E questi, diciamo, il ricordo che ho sia di Slavko che di Padre Jozo. Ecco. Bene, allora a proposito di ricordi, sempre grazie a te, possiamo guardare un altro ricordo inedito di un'altra figura, diciamo, centrale proprio di Međugorje, che è una veggente, appunto, in particolare la veggente Visca, che ha saputo veramente trasmettere attraverso le sue parole la presenza di Maria a milioni di pellegrini negli anni. Ecco, allora vorrei far vedere tramite Eliseo, se la può mandare in diretta, questa intervista che è stata fatta proprio all'inizio alla veggente Visca. Visca è considerata la leader del gruppo, la più estroversa e disponibile a rispondere alle domande che quasi in continuazione le vengono rivolte. Ha colloqui molto frequenti con la Beata Vergine, che le appare spesso in una stanza della sua casa. Essa trascorre molto tempo con i pellegrini, dando spiegazioni e aiutandoli ad affrontare i loro problemi. Visca ha delle pause richieste dalla Madonna per motivi speciali, in cui non ha le apparizioni.
E un fatto singolare è che durante queste pause la veggente non ha i soliti fortissimi dolori alla testa di cui soffre quando invece vede. Visca, tu tra tutti i veggenti sei quella che è più frequentemente tormentata dalle sofferenze, soprattutto di carattere fisico. Credi che queste tue sempre maggiori difficoltà abbiano un preciso significato? Ma guarda, io mai parlare della mia sofferenza, voglio solo dirti, una volta la Madonna dice, quando Dio dare da noi una sofferenza e una croce e noi prendere con amore, con gioia, lui sai perché dare e quando togliere, noi solo ringraziare il Signore per tutto che fare per noi. Un giorno la Madonna ha condotto te e Jacob in paradiso, in purgatorio e all'inferno. Cosa avete visto? Un giorno io e Jacob sono stati alla sua casa, è venuta la Madonna e dice adesso voi due andate con me a vedere paradiso e purgatorio e inferno. A me ha preso la destra mano, Jacob sinistra e portata. E prima siamo venuti in paradiso e visto uno grande spazio e una grande luce che non esiste la qui terra. E visto persone tutte uguali, non magri, non grassi, tre colori vestiti, grigio, giallo e rosso. Tutti girano, cantano, pregano e piccoli angeli volano. E la Madonna dice persone che state qui in paradiso e tanto contente, tanto gioia. E purgatorio e non visto persone, solo visto una grande nebbia e sentire dove persone soffrano. E la Madonna dice persone che state qui, purgatorio e bisogno nostre preghiere e dopo andare in paradiso. E inferno e prima hai visto una grande fuoco e dopo persone che state normale e quando andare in fuoco tutti trasformati come una bestia, animali, sentire tante bestemmie. E la Madonna dice persone che state qui, inferno e vuole andare sole giù proprio con sua volontà. Una volta la Madonna dice queste persone che vivere qui la terra, che fare tutto contro che Dio vuole e queste persone la vivere qui uno inferno e dopo solo continua. Cosa possiamo fare noi per aiutare coloro che non credono? La Madonna dice solo voi pregate per queste persone, non troppo nostre parole, solo aiuta nostra preghiera. Secondo ciò che tu hai potuto apprendere dai messaggi, qual è il modo migliore per pregare? Guarda, quando la Madonna dice che noi preghiamo, lei dice voi pregate con cuore. Oggi pregare solo uno Padre nostro, come uno grande nostro Padre, che noi andare in ginocchio e dimmi lui tu togli tutti i nostri problemi, tutte le nostre malattie, tu sei padre di tutti noi, e così parlare come adesso noi parlare noi stessi. Domani preghiamo un'Ave Maria come una grande nostra madre, che lei è sempre vicino da noi, che noi vede la occhi, il nostro cuore, e dopo domani gloria al Padre e dare una gloria al nostro Dio. Ringraziare per tutto che fare per noi, anche per bene e per male. E così la Madonna dice voi tutto il giorno, piano piano, aprite il suo cuore e dopo pregare con amore, pregare con gioia. Nella nostra società Satana è presente ovunque e purtroppo è molto forte. Come possiamo riconoscerlo e difenderci dai suoi attacchi? Adesso ultimi quattro messaggi, la Madonna sempre parla, Satana sempre disturbo, vuole disturbare le nostre preghiere, la nostra pace, e le dice voi prendete la rosario in mano, pregate più e dopo Satana andare via. E un giorno quando Emilia è stata a Sarajevo, lei aspetta la Madonna e prega rosario, e quando pregare è venuta una persona così bella e parla tutte le uno ragazzo e parla tutte le cose strane, non niente cosa la Madonna dice, tutto contro. E un momento Emilia la guarda con occhi sempre girare. Lei è scappata, è venuta la Madonna e dice, ma guarda Miriam, Satana non sempre viene come una persona brutta, anche viene come una persona bella, perché lui vuole attentare noi. E quando viene con brutto, tutti paura, tutti scappare, quando viene una persona bella, lui vuole
disturbo. È vero che uno dei canali attraverso cui agisce facilmente Satana è la televisione? Sì, ma la Madonna ha detto voi la stringere sì. Televisione e voi pregate. No, tutti guardate televisione, tutti preoccupati, e viene anche amici e tutti cantano, tutte le cose così, non sono preghiera. E quando viene amici e così, voi pregate. Quando è uno amico, è un amico per tutto, anche per preghiera. E quando uno è un bravo amico, tu dimmi, adesso è venuto a casa la mia, adesso noi preghiamo, voi volete preghiera, state con noi, non volete, voi aspettate, noi preghiamo. E quando guardare sempre, quando viene un amico e sempre viene preghiera, niente. La Madonna dice, voi mettere la prima posto e preghiera e dopo tutto altro. La Madonna ha espresso il desiderio che vengano costituiti dei gruppi di preghiera. Padre Slavko ha ribadito, i pellegrinaggi a Medjugorje sono utili, ma i gruppi di preghiera sono indispensabili. Come è composto e che compito ha il vostro gruppo? Guarda, il nostro gruppo, io e Ivan, siamo il nostro gruppo, anche Micio, e noi siamo 15, andiamo tutti i lunedì qui a Monte con gruppo e noi preghiamo, il nostro gruppo prega rosario e cantare. Cosa la Madonna vuole, prega tre rosario e anche cantare tutti insieme, hai una chitarra e così aspettiamo la Madonna, sempre stesso. Molti ritengono che alcune richieste della Madonna, come il digiunare due volte alla settimana, siano molto rigide. Cosa ci puoi dire a proposito? Ma la Madonna dice persone che sta bene, solo pane e acqua. E quando dicono ma non posso e così, la Madonna ha detto ma sicuro posso, quando noi hai una forte volontà, è nostra volontà fare tutto. E anche persone che sta male, solo fare piccolo sacrificio, no pane e acqua. A voi veggenti, la Madonna ha affidato dei compiti precisi? Ma sì, ma cosa noi vuole? La Madonna dice voi siete liberi quando voi sta qui con pellegrini a dare messaggi. La Madonna, io penso che questo è più bello, anche preghiamo quando viene pellegrini qui, anche preghiamo per tutti, che in gruppo preghiamo Padre nostro, in altre gruppo, così anche questo una preghiera. Anche parola della Madonna è preghiera. Ci puoi esporre brevemente cosa dicono gli ultimi messaggi della Madonna? L'ultimo tempo la Madonna dice che vuole il nostro totalmente conversione. Dice cari figli, voi quando hai un problema e una malattia e tutti voi pensate che noi siamo lontani da voi, no, noi siamo sempre vicino da voi, voi aprite il vostro cuore e dopo vedete quanto noi amano da tutti voi. Anche la Madonna dice io dare da voi la sua pace, il suo amore e voi portate la vostra famiglia e i vostri amici e dare una benedizione da tutti noi e prega per tutti noi. Anche stasera quando la Madonna viene, noi preghiamo per tutti voi e raccomandiamo tutti. Adesso preghiamo insieme, non Padre nostro. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakdanji daj nam danas i odpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marije, milosti, puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marije, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vasa i vijek vijekova. Amen. Regina de la pace, prega per noi. S Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vasa i vijek vijekov. Amen. Regina della pace, prega per noi. Ecco, torniamo in diretta, la linea quindi ad Angela. Allora, guarda, ascoltare veramente la veggente Visca, veramente, ma veramente anzi tutti i veggenti, è un po' proprio come vedere la luce del paradiso. Quel paradiso che lei, Visca, ci ha detto che ha visto, insieme al purgatorio e all'inferno. Quindi queste realtà che per noi umani sembrano così lontane e che invece sono vicinissime. Io ho visto un film una volta che si intitola L'ultima cima, ed è la storia di un sacerdote bellissima che è morto, ed è stata, anzi nato al cielo amo dire io, ed è stata bellissima la frase che poi ha detto suo padre quando è stato intervistato, no? su cosa provava per questa morte, come dico io, nascita al cielo del figlio. E lui ha detto: io sento che quello che divide noi da loro è lo spessore di un'ostia. E io sono certa di questo. Io veramente, da quando ho sentito quella frase, l'ho fatta veramente mia. Quell'aldilà che noi non vediamo, ma che è più reale delle nostre stesse vite, perché le nostre vite ci possono tradire, ci possono far percepire qualcosa di non reale, ci possono confondere le nostre vite proprio con le tentazioni, con le deviazioni del demonio, mentre la realtà ultima, la realtà del paradiso, la realtà di Dio, ecco, quella è la realtà più vera della realtà vera. E poi Visca ci ha parlato delle sofferenze, di come lei ha affrontato la sofferenza. Io ho un carissimo amico, si chiama Salvatore Rubino, che ha visto durante il periodo che la veggente Visca ha avuto un tumore in testa, e che anzi la Madonna aveva già detto il giorno che sarebbe guarita, e questa data era stata messa in una busta chiusa, in un'altra busta chiusa, e consegnata al sacerdote che la seguiva, ecco, e quel giorno stesso, senza cure, è istantaneamente guarita. Ma per quegli anni in cui la veggente Visca ha avuto questo tumore che la faceva non solo soffrire tantissimo, ma andare addirittura in coma, ecco, questo mio carissimo amico mi ha testimoniato che lui la vedeva uscire dal coma proprio solo per l'attimo, per i minuti dell'apparizione, per poi ritornare subito in coma. Ecco, oppure come è successo alla veggente Maria, quando lei è stata operata per dare il rene a suo fratello, ecco, che ha avuto questo incontro con la Madonna anche durante l'intervento. Quindi quello che il nostro corpo subisce non ha nulla a che vedere con quello che vive lo spirito. Quindi la veggente Visca ci dice veramente, ci rincuora anche sulla sofferenza, anzi lei dice che soffrire è una grazia, perché non solo attraverso la sofferenza, se è vissuta in grazia e se è offerta a Dio, non solo diventa strumento di salvezza nostra, ma diventa anche strumento di salvezza per le persone che ci stanno intorno, e addirittura la nostra preghiera e sofferenza offerta, che diventino una preghiera di intercessione, possono far sì che vengano chiamate persone che adesso per il momento sono lontane da Dio, coloro, come dice, ha detto per tanti anni la Madonna, la veggente Miriana, coloro che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, ecco, attraverso la nostra preghiera di intercessione, ma addirittura noi stessi possiamo essere stati chiamati a questo cammino di fede grazie alla preghiera di intercessione di qualcun altro. Quindi non dimentichiamo mai di pregare non solo per chi è lontano dall'amore di Dio, per chi ancora non conosce l'amore di Dio, ma anche per chi invece è per le anime che sono in purgatorio, perché loro veramente aspettano come balsamo le nostre preghiere, perché attraverso le nostre preghiere possono poi accedere al cielo. E come pregare? Ce l'ha detto Visca, con il rosario, che come ha detto Padre Pio è una vera arma contro il demonio, perché ogni Ave Maria detta al demonio fa un male terribile. Quindi far sì che il demonio non solo venga smascherato, perché come egli stesso ha detto durante l'esorcismo, la più grande furbizia, furberia che è riuscita a fare in questo secolo è quello di far credere che lui non esiste, in realtà esistendo molto, anzi essendo ancora più agguerrito che mai, perché questi oramai per lui sono gli ultimi tempi, quindi ha questo veramente colpi di coda tremendi, che come ci ha detto suor
Sor Lucia di Fatima, l'ultimo attacco sarebbe del demonio contro l'umanità, sarebbe stato, anzi ci siamo in pieno, contro la famiglia, ecco, Visca per tanti anni a Medjugorje ci ha detto che Satana ha due obiettivi, quello di distruggere i giovani e le famiglie. E se noi veramente in sincerità vogliamo guardare la realtà che ci circonda, è veramente evidente che questo attacco è veramente di una violenza inaudita, addirittura quelle famiglie naturali, uomo-donna, che vengono confuse con un qualcosa che famiglia non è, che ancora per poco possiamo dire la verità, perché addirittura stanno facendo leggi inique, non solo contro la vita, con l'aborto, con le DAT, con l'orientamento verso l'eutanasia, non solo contro la vita ma contro la famiglia. Stanno facendo queste leggi inique che sono veramente leggi contro le leggi di Dio. Ma noi sappiamo che l'umanità può essere felice soltanto se sottomette le leggi umane alle leggi di Dio. E come ha detto prima Visca, la televisione e l'altare, la televisione devia in due modi. Uno, come aveva detto una volta, non ricordo mai bene se è stata Suor Elvira o Suor Iosifa, ha detto giustamente che la televisione è l'altare di Satana. Perché? Perché veramente la televisione sta insegnando alle nuove generazioni tutto quello che è contro Dio. Ma non solo questo, la televisione toglie tempo e forza alla preghiera, quella preghiera che è l'unica arma per difenderci dagli attacchi del male e del maligno. E come ha detto Visca, non in questo video, ma come so che ha detto in un'altra intervista, le armi contro Satana sono la preghiera, il dialogo e il perdono. Quindi è importantissimo, visto che, come ha detto per tanti anni, la Madonna è molto preoccupata per i giovani, in particolare avere questo dialogo con i nostri giovani e con i nostri mariti e mogli, ecco, perché attraverso il dialogo veramente si snodano tutti quei nodi, tutti quei grovigli che fanno sì che il divisore riesca a fare quello di cui è più capace al mondo, cioè dividere e distruggere. Quindi Visca non solo ha detto queste cose, ma soprattutto quando si rivolge ai malati, lei dice, li vuole proprio confortare, dicendo di stare tranquilli, perché la Madonna conosce il loro desiderio, il desiderio di ogni persona che soffre. E lei ha sempre detto che ogni sera, quando la Madonna arriva, quando lei ha l'apparizione, prima di tutto raccomanda i malati, e quindi dice ai malati di avere coraggio e gioia e poter offrire, soffrire con amore, offrire tutto a Dio, perché lui conosce il grande valore della sofferenza. Ecco, come ci ha insegnato Visca, basta dire a Dio: grazie Signore per questo grandissimo dono che mi hai dato. E lei ha sempre detto che lei lo sa per esperienza, perché è stata e tuttora molto sofferente, che Dio non dà mai quello che non si può portare. Lui sa, e anch'io lo so per esperienza, perché anche a me ha dato delle croci molto pesanti, però ho riconosciuto che mi ha dato veramente la forza. Ho avuto anch'io delle croci talmente pesanti che solo un briciolo più pesante non avrei avuto la forza di sorreggerla. Ma lui, come dice Visca, sa fino a che punto ognuno di noi possiamo sopportare, e noi dobbiamo avere sempre più pazienza e sempre più gioia nell'accettare la sofferenza. Forse qualcuno di voi potrebbe dire che per la veggente Visca è stato facile perché vede la Madonna, ma lei risponde che tutte le volte che ha sofferto non ha mai chiesto alla Madonna nulla, ma è stata solo come tutti noi, e vuole dire ancora che lei è con tutti noi nel cuore di chi soffre e raccomanda tutti alla Madonna. Ecco, volevo fare questa chiusura di quello che Visca ha insegnato in tutti questi anni a noi tutti. Roberto, vuoi aggiungere qualcosa? No, se non che vedranno, vedono e vedranno, perché forse più un po' quello che volevi dire dopo, vedranno delle interviste in cui gli agenti sono giovanissimi. C'è Ivan che è poco più che un bambino. È vero. E tra l'altro, a proposito di veggente giovanissimo, visto che oggi è il 39° anniversario delle apparizioni, è giusto dire che le apparizioni in realtà sono iniziate il 24 giugno, però il 24 giugno al posto della veggente Maria c'era la veggente Micca, cioè sua sorella, che ha visto la Madonna e l'ha vista solo quel giorno, e c'era un altro ragazzo che era maggiorenne, che si chiamava Ivan, che poi invece dal giorno dopo sia Micca che Ivan, e si presume che quel veggente maggiorenne non abbia più visto la Madonna, perché poi, visto che sono stati
perseguitati i veggenti dalla milizia, quindi magari lui, essendo maggiorenne, poteva avere più problemi rispetto, tra virgolette, alla legge. E quindi la Madonna ha formato il vero gruppo dei veggenti proprio il 25 giugno, oggi ne facciamo 39 anni, ed è con questo gruppo completo che si ricorda appunto l'anniversario. E c'è anche da dire ai nostri amici che ci seguono da casa, per chi non lo sa, che i veggenti sono 6, di cui 3 hanno già ricevuto tutti e 10 i segreti che verranno detti 3 giorni prima degli avvenimenti, dopo che la veggente Miriana, insieme al sacerdote da lei prescelto, digiuneranno e pregheranno per 7 giorni. Ecco, 3 giorni prima verranno svelati al mondo, in modo che il mondo sappia e riconosca che effettivamente a Medjugorje è apparsa la Madonna. E dei segreti ovviamente non si sa nulla, se non alcune piccole cose. I primi 2 segreti sono rivolti alla parrocchia, il 3° segreto è il segno indistruttibile di chiara natura divina perenne, che ci sarà a Medjugorje, che tutti potranno vedere, ma la Madonna ha detto che malgrado il segno non tutti si convertiranno, ma anzi lei dice, ha sempre detto, questi sono gli anni di grazia, perché quando ci sarà il segno non ci sarà più tempo per la conversione. E devo dirvi una cosa, cari amici, io fino a quando c'è stato questo blocco totale di tutto, e con orrore, insieme a voi abbiamo vissuto anche il blocco delle messe, e questa comunque, vede, diciamo, che sembrerebbe anche svuotata, questi sacerdoti stanchi, per cui la Madonna ci chiede di pregare e di non giudicare, questa fede che quasi non si riesce più a percepire, che è quasi stata annientata, ma ovviamente il male non riuscirà a spazzarla via, ecco, quello che io ho sentito nel cuore ultimamente, ho forse capito che la Madonna intendeva che gli anni di grazia erano quelli, perché effettivamente per chi è stato a Medjugorje, per chi ha vissuto in questi anni la fede, ha avuto la grazia veramente di incontrare i sacerdoti veramente col fuoco vivo dello Spirito Santo, che hanno trasmesso a ognuno di noi quella grandissima grazia di percezione, di luce, ecco. E da quando c'è stato questo lockdown, questa confusione, in questa chiesa così divisa attuale, ecco, io mi sono proprio chiesta, ma chi si avvicina oggi alla fede? Come fa a trovare la fede in questo quasi deserto che si ci percepisce? E forse una nuova motivazione a cui io non avevo mai riflettuto, ma che ho riflettuto in questi giorni, è proprio quello. La Madonna ci diceva che erano veramente anni di grazia, quelli anni di grazia per la conversione, e poi quando sarebbe giunto il 3° segreto non ci sarebbe più stato tempo per convertirsi. Ma forse più che mancanza di tempo, perché finché non esaliamo l'ultimo respiro, il Signore Dio ci chiama veramente per salvarci e far di tutto per salvarci, quindi io penso che questa grazia non mancherà mai a nessuno di noi, penso piuttosto che sarà il tempo che vivremo della grande tribolazione che farà sì che sarà più difficile percepire e vivere la fede come negli anni passati, come quando in questi 39 anni veramente la Madonna è scesa viva, forte, con una voce veramente continua a richiamare noi tutti. Allora, cari amici, io vorrei concludere questa diretta vedendo l'ultimo video, che è dei saluti della veggente Maria di oggi, dopo aver fatto il pobrodo di questo appunto 39° anniversario, dura pochi minuti. Ecco, mi fa piacere concludere con la cara amica Maria questa giornata, puoi leggere il messaggio che lei ha ricevuto oggi per noi tutti da ascoltare, ecco, e poi con i saluti di Roberto e con quello che ancora Roberto vorrà dirci, vi saluteremo. Vi chiedo ancora di condividere, per chi segue la diretta tramite Facebook, di condividere questa diretta se volete, di attivare le notifiche, e chiederei ad Eliseo se ci fa vedere questo ultimo momento di saluto odierno della veggente Maria. Siamo qua, abbiamo appena salito la collina dell'apparizione e abbiamo pregato e incoronato la Madonna. E ci mancate, ma stesso momento nella storia di tanti santuari abbiamo visto che la Madonna ha vinto sempre, e noi crediamo che anche questa volta vincerà e che suo cuore immacolato trionferà. Vi invito di pregare, di vivere i messaggi della Madonna, ma soprattutto uniti, anche aspettando stasera il messaggio della Madonna nella preghiera. Un bacio grande e che Dio vi strabenedica. E viva la Gospa! A te la linea.
Ecco, cari amici, come dice Maria, come ha ben detto Maria, e come queste apparizioni, veramente i frutti di Medjugorje, sono stati veramente milioni di persone che sono corse ai piedi di Maria, si sono convertiti, hanno sentito lì la voce della mamma, ecco. Come questi messaggi, malgrado siamo in un momento veramente buio, in un momento di tribolazione, ecco, sono messaggi sempre di grande speranza, di grande, come dire, speranza di, malgrado tutto, la salvezza ci sarà. Ma è ovvio poi, tra l'altro, che questo ci sarà, per un semplice motivo, perché Dio lo ha già detto, gli inferi non prevarranno, il demonio sarà sconfitto. Quindi, cari amici, proprio come Maria ci ha dato questa speranza tramite le parole della Madonna, chi di voi si sente abbattuto, provato, preoccupato, ecco, lasciate via, giù, tutte questi timori, queste tribolazioni, queste preoccupazioni, perché sono tutte sensazioni di un qualcosa che passerà, un qualcosa che non è definitivo. I grandi santi, i grandi mistici ci hanno ben spiegato come le tribolazioni, le sofferenze più pesanti, più atroci, non sono nulla in confronto alla beatitudine eterna, in confronto alla gioia, alla pace eterna, quella gioia, quella pace eterna che ci attendono se noi seguiamo e riconosciamo Cristo, se noi preghiamo, perché solo attraverso la preghiera noi possiamo nutrire il nostro spirito e far sì che questo spirito si unisca sempre di più a Dio, a nostro Padre. Per poi, come dicevano i veggenti, diceva Maria, Visca, ecco, l'inferno, il purgatorio, il paradiso già inizia su questa terra, poi solo dopo continua. Quindi già da questa terra cerchiamo Dio, perché in quel modo troveremo veramente la salvezza. Come diceva la veggente Bernardetta Lourdes, all'inferno ci andrà soltanto chi volontariamente farà tutto contro Dio. Volontariamente farà tutto contro Dio. Ma chi per debolezza cade, ma non che, come dire, si giustifica, tanto c'è la misericordina, quella misericordina che si dimentica sempre della giustizia. No, chi veramente cade perché è debole, ma si confessa, quindi questo sacramento è importantissimo, e ricordiamo che ci sono anche 10 comandamenti che ci indicano qual è la strada, ecco, chi si confessa viene perdonato, ecco, e avrà la forza di superare quella sua debolezza e di essere purificato da quel peccato, da quella frattura che ci allontanerebbe da Dio, perché solo la confessione ci può far tornare in grazia, ecco. Allora vorrei con questo concludere, cari amici, con il messaggio che oggi la Madonna ha dato alla veggente Maria in questo 39esimo anniversario, ed è un messaggio di nuovo di grande speranza, malgrado sembri che attualmente non c'è speranza. Ecco, no, la speranza c'è e ce lo dice Maria. Oggi ci ha detto: cari figli, ascolto le vostre suppliche e preghiere ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, che è via, verità e vita. Figlioli, ritornate alla preghiera e aprite i vostri cuori in questo tempo di grazia e incamminatevi sulla via della conversione. La vostra vita è passeggera e non ha senso senza Dio. Perciò sono con voi per guidarvi verso la santità della vita, affinché ciascuno di voi scopra la gioia di vivere. Figlioli, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, qua anche la Madonna ci dice: sono con voi per guidarvi verso la santità della vita, affinché ciascuno di voi scopra la gioia di vivere. La gioia di vivere, non quelle leggi mortifere che vogliono portare oggi, dicono: ah, se soffri devi farti la punturina e così togli le sofferenze. No, a quelle sofferenze ne aggiungerai altre ancora più grandi e per l'eternità, perché se si prega, se si scopre Dio, si scopre la forza per portare questa croce, che non sarà mai più pesante della nostra capacità di sopportarla, ma non solo, la preghiera veramente ridona la gioia della vita. Allora, con questo, cari amici, io vi saluterei. Roberto, vuoi ancora dire qualcosa ai nostri amici che ci stanno ascoltando? Sì, l'avevo letto prima di collegarci, questo messaggio, e mi è rimasto impresso questa riga dove dice, la Madonna dice: intercedo per voi presso mio figlio Gesù, che è via, verità e vita. Questa speranza, questa grande speranza del cuore,
della mente, insomma, in questo messaggio. Guarda, Roberto. Arrivederci la prossima volta. Io non so come ringraziarti, ti ringrazio a nome di tutti, veramente, di averci fatto questo dono. Tu prima ci hai detto che ci sono dei video con i veggenti giovani, è vero, ma non li ho fatti vedere per proprio una mancanza di tempo, ma ci sarà di nuovo una nuova puntata con te, e che insieme faremo vedere anche quei video. E prima mi sono un attimino persa, i veggenti sono 6, di cui 3 vedono ancora la Madonna tutti i giorni, sono la veggente Visca, Maria e Ivan, mentre i 3 che hanno già ricevuto i 10 segreti, che poi verranno appunto svelati 3 giorni prima, sono Ivanka, che oggi anche lei ha avuto l'apparizione quella annuale, Jacob e Miriana. Allora, cari amici, io ringrazio a nome di tutti anche Eliseo, io vi chiedo, seguite anche la pagina Facebook di Medjugorje Italia TV, oppure collegatevi spesso sul canale 890, dove quasi in tutta Italia più o meno si sta attivando, si riesce a seguire, oppure se andate su Play Store, scaricate il programma Medjugorje Italia TV, insomma ci sono tantissimi modi per seguire questa TV che veramente ci unisce al cielo, ci unisce a colei che ci può portare al cielo. Io ringrazio appunto ancora Roberto, Eliseo e voi tutti che ci avete seguito, vi do veramente un grandissimo abbraccio, e anzi insieme ringraziamo Maria per il grande dono della sua presenza, e Roberto, diciamo un Ave Maria insieme per ringraziare Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Anche voi da casa pregate insieme a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Beh, tu, Roberto? Santa Maria, Mamma di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. E con questo, cari amici, vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata. Grazie a tutti. Condividete la diretta se... questo momento così sofferente per la nostra nazione e per tutte le nazioni del mondo. Desideriamo e vogliamo essere sostegno per la nostra amata Chiesa, perché i suoi figli possano essere testimoni e apostoli dell'amore di Dio sotto la guida di Maria, affinché Gesù possa operare i suoi miracoli. Lui è risorto, è vivo, e noi confidiamo nella sua infinita misericordia. Si estenda su di noi e sull'umanità, sulla Chiesa,
perché attraverso la nostra preghiera possa la misericordia operare in noi, attraverso di noi, su tutto il popolo italiano e coloro che vi abitano, sui medici, sugli infermieri, gli assistenti, sui malati, i sofferenti, sui nostri governanti, se il Santo Padre e Papa, su tutta la Chiesa, noi, braccia, inutili ma presenti, vogliamo dare quello che abbiamo ricevuto gratuitamente. E uniti in un cuor solo, un'anima sola, iniziamo la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo.